destra e a sinistra litigano e partoriscono 18 candidati, noi ci occupiamo di lavoro, di salute, di turismo, di bellezza, di giovani e di futuro. Quindi la presenza del ministro del turismo, del governo Draghi, ministro leghista, significa che la Calabria può e deve tornare a essere terra d'attrazione per italiani e stranieri, perché abbiamo il mare più bello del mondo. Significa dover fare un piano spiaggia, significa potenziare i trasporti dalla statale 106, gli aeroporti di Lamezia e di Reggio, significa lavorare sul porto di Gioia Tauro, significa elettrificare la ferrovia sulla dorsale ionica. Abbiamo tante idee, 5 anni per renderle concrete, quindi io come segretario della Lega poi praticamente tutte le settimane tornerò, non solo fino a ottobre, perché è troppo facile venire solo a un mese dal voto. La stagione riparte e riparte alla grande, poi ricordiamo sempre che il turismo è il settore che occupa più giovani e più donne, quindi per il sud è veramente la manna. In Calabria c'è tutto, c'è il mare, c'è la montagna, ci sono i boschi, ci sono tanti boschi in Calabria quanto in Lombardia, per dare l'idea. E oggi eravamo stamattina con il presidente del parco del Pollino e raccontava di questa ciclovia, la più grande che abbiamo, la più lunga che abbiamo in Italia, quindi le potenzialità sono enormi. Dobbiamo crederci e dobbiamo fare tanta, tanta promozione. Pagano soprattutto i territori più deboli, la mancanza di organizzazione. È un peccato perché la Calabria ha enormi potenzialità, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno, può fare un grande salto. E la Calabria è particolarmente forte sulla promozione digitale e questo è un punto di forza che può essere coltivato, deve essere coltivato e deve essere messo in rete nel lab nazionale proprio per consentire di avere un'offerta integrata, per cui uno può venire in Italia e scoprire che c'è un borgo bellissimo in Calabria e andare a visitarlo. Oggi in Calabria per parlare di turismo ha incontrato insomma la classe dirigente, ora un incontro con i militanti, che situazione ha trovato? Ma no, c'è tanto entusiasmo, guardi, c'è una parola che a me non piace per niente, che è la parola resilienza. Resilienza mi dà un che di negativo, di rassegnazione. Io preferisco l'entusiasmo, la grinta, il coraggio che ho trovato in tanti imprenditori, in tanti giovani calabresi.